Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Come avete letto dal titolo, questo è un video a autosabotaggio praticamente. Anche perché la maggior parte delle idee che vedrete durante questo video io le ho date indirettamente io. In questo video le mie amiche sceglieranno cosa devo mangiare per 24 ore. Siamo in Corea, come ben sapete, quindi le cose disponibili da mangiare sono tantissime. Ci sono anche cose molto strane, molto particolari, convenience store sempre a disposizione, quindi sono molto preoccupata. Alessia è già uscita stamattina a prendermi la colazione. Sono molto preoccupata perché ieri parlando ho detto no, perché sapete, convenience store c'è questa cosa, funny, scordandomi che avremmo dovuto girare il video, quindi sono preoccupata che possa arrivarmi quella cosa specifica. Allora, siamo alla prima parte della giornata, la colazione. Io sto andando al convenience store a cercare qualcosa da far mangiare ad Ilaria. Gianna ci raggiungerà poi più tardi. Vediamo cosa c'è. Gianna ieri ha comprato questi, che sono tipo dei pacchi da seta. Non credo Ilaria sarà molto felice di questa decisione, ma a me poco importa purtroppo. Quindi allora, nella mia testa io pensavo di preparare un ramen un po' particolare, oppure qualche sandwich particolare. Per quanto riguarda i ramen ci sono questi, però io pensavo magari di mixarli con qualcosa di strano, tipo di cucinarli invece che con l'acqua, magari con un solo Coca-Cola. Allora, questi sono i sandwich che ci sono. Io so che questo è il suo preferito, quindi io ne prenderò quello. Alla fine ho deciso che questo, che so che le piace, lo userò tipo un po' come riscatto quando non ce la fa più a mangiare le cose. Però siccome le piace tanto il banana milk, non c'è quello light, però a noi non ce ne frega niente. Il banana milk lo useremo al posto dell'acqua per cucinare il ramen. Stavo anche pensando comunque di usare qualche bere colazione per il ramen, e stavo pensando magari potevamo usare questo, che è calamaro fritto, e niente, dovremmo usare come decorazione sul ramen. Il ramen preso, ho preso questo che è il suo preferito. Poi come cosa extra per mixare il ramen stavo pensando a questi drink qua. Comperò delle gelatine all'interno per aggiungere un po' di comunque consistenza e texture al ramen. Ok, il bottino preso in questa magnifica busta nera. Adesso Ilaria è uscita, quindi io intanto preparerò la colazione mentre aspetto Gianna. Poi, per aggiungere ulteriore consistenza, ho comprato delle castagne e come decorazione finale questo. Quando Gianna verrà aggiungeremo anche i bachi da seta. Sento molto l'odore del soggio, penso che è perché stia evaporando con tutto il calore. Quindi ora chiuderò per far cuocere. Per ora l'aspetto del ramen infernale, che diventerà ancora più infernale, è questo. Posso dire che comunque non è troppo male. Gianna con l'ingrediente. Niente, che dire? Pupa. Yeah. Is she gonna like it? What do you think? There's a chance. She might. She's not gonna like the texture, but maybe she's gonna say the flavor is good. Stavamo per vomitare letteralmente. Però ora aggiungeremo questo. Ok, yeah. E questo. Quindi ora chiamiamo Ilaria. Questa è la faccia di una persona che non sa che cosa aspettare. Non mi hanno fatto entrare in casa prima di preparare questa cosa. I'm afraid. Yes. Continuo a dirmi solo ramen, ma vi pare così facile secondo voi? Sì, con questa faccia. I'm so hungry. I wish I could eat it. Yeah, I can imagine why you are excited. Yeah, what did you put inside? No, it's too heavy. What? No, it's because there's a lot of water. Ma che cosa esce da qui? Cosa avresti dovuto? Avresti dovuto cosa? You shoot what?
What the fuck is that? No, the insect? No, that's not. It's noodles. It's cheese ramen. We tried to make the cheese ramen. But it's huge. What the fuck is that? Yeah, because she put too much water. No, ragazzi, dai, per favore. Oh, mangio e basta, ok. Ma sono di pesce. Perché il ramen sempre. No, it smells like fish. Doesn't smell like fish. What the fuck? This is squid. Okay, that's the fish smell. You figured it out. No. Devi provare ogni ingrediente. C'è qualcosa di strano qui dentro. Ogni ingrediente lo devi provare. Ogni ingrediente. I see ramen. Squid. Exactly. Cheese. Ramen, squid cheese. Cheese ramen. What are you looking for? I don't know. Bugs. Ma sa di banana. Di mangiare. No, ragazzi, sono guardando la faccia di Jenna. Perché sta così? No, ci ho messo il coso con le konjac jelly. C'è una konjac jelly qua. C'è Jenna. Si è svegliata apposta per venire a fare sta cazzata. Sì. Lei si è buttata a letto e è venuta con il taxi. Mangia. Yeah, just try it. Oddio, mangia, dai, su. Ok. Mangia. It's not the worst thing. Tastes like fruit. A te piace il calamare, l'unico pesce che piace. Io lo sapevo. No, ragazzi, ma qual è il culo e qual è la testa? Ma la merda o il cervello? Ma ce la puoi fare. Ragazzi, cioè, voi lo vedete? Sta di cimice. No, ragazzi, l'ho buttata sulla lingua, mi pizzica la lingua. Ma che vuol dire? Quella è la tua... No, è la tua reazione spontanea del corpo. Ma chi è che compra queste cose volontariamente? Ma le mani? Ma che ti devo dire? Non lo voglio sapere. Vai. Non la devo guardare. No, non guardare. Chiudi gli occhi se devi. No, così è peggio, aspetta. Devi andare diretto. Magari se lo mangi con il ramen è meglio. Ma vai a fare in culo. C'è qualcosa dentro. No, adesso è liquido in sale. Yes, I smoke. Oh my god. Ok, good job. Ti è piaciuta? La colazione che non ho mangiato. No, we have a reward for you. Il mio preferito, wow. Aspettate perché va contestualizzato. Ce lo vedete che dentro è ripieno. Farcito. Mangerò questo allora perché non è ripieno, ok? E vabbè. Oh, hai appena detto che non è male. Sì, ma a un certo punto poi la crosta sa di cimice. Allora, queste sono le amiche. Giusto per farvele vedere così, nature. Ami. Forse Ami vuole assaggiare. Poverino, ma no. Oh my god, no. Okay. Ok, l'ho mangiata. Mi piace. Buona. Orario merenda. È arrivato anche Jenna che ci ha raggiunti. Jenna, say hi. Are you ready? Are you ready? Però questo è soft. I have to. Sì, dai, ragazzi, cioè è un caffè. Stiamo cercando di seguire i nostri piani, ma tentando di fare questo video. Non stiamo modificando niente. Quindi caffè in teoria sarà, dai, soft questo, perché che cosa può esserci di imprevedibile? Non lo so, dovrete scegliere adesso. Quindi andiamo, vediamo il menù e vedremo cosa sceglieranno per noi. Ecco la nostra tappa. Happy birthday. Dai, vi prego, è super carino. Questo è l'indirizzo, così se volete venirci lo sapete. Guardate che carino dentro, ma tocca una sirenetta. Scusate, in che senso? Troppo carini questi posti. Che cos'è qua? Get a receipt. No, questo almeno facciamo vedere un po', se capite. Loro stanno dicendo i miei dolcetti. They're super cute. No, ragazzi, vi prego, che carine. Va bene, devono decidere loro. Ok, queste sono le più strane, certo, veramente. Certo, loro sono così carine. Ma addirittura c'è una tazzina di espresso. Sì, vi vedo molto... Wow, are you excited? Sì, yes. Sì, perché il ragazzo ci ha aiutato. Ci ha aiutato a migliorare il drink per te. Ah, this is a special edition just for me. So sorry. This one is... He made it better. Ma scusate, c'è scritto happy birthday.
quale. No, no, va bene così. Ma che carina lei! È bellissimo. Ma quanto ha pagato in tutto ciò? Non lo so. Non so neanche quanto ho pagato. Look at the show. No, c'è un piccolo cuore. Come l'ha migliorato? Scusami. Ragazzi, avete presente quando fate la curva glicemica? Come si dice curva glicemica? Così in genere non capisce cosa ha fatto, cosa ha creato. Guardate, carino carino, ma... No, with the ice cream it's better. Vabbè, questa... It's an Oreo cake, I think. Yeah. But it's so cute. Non lo voglio rovinare. Vabbè, vediamo. Whoa. So soft. 7.5. Okay, super so good. So you will buy it again. Alessia Broma. La sua stessa scelta. Buona, vero? Buona, sesta. Esatto. Diciamo, questa era la cosa più schifosa, onesta. Oh, ma la canzone del karaoke di ieri. Tutto! Almeno metà sì. Ma sei pazza? Alessia, ma guarda che mi prende un attacco di diabete. Cioè, io già ho problemi con le cose degli zuccheri. No ragazzi, vi giuro, allora io vi amo, faccio tutto per voi, ma vi giuro le cose dolci, cioè loro lo sanno, vedete, non dovete mai dire le vostre bollette, guardatemi. Oh, io vi amo ragazze, I love you girls. Never wow. Share with others what your weakness. She's bashing us, she's saying like... Now, because yeah. In the market, I'm sorry. It's gonna be a different story. A quanto pare mi piace autosabotarmi. Perché gli ho detto, vai, prendi l'acqua dal suo rilevo. Io lo sapevo. Jenna, no, we bought a little snack for you. Bingos. E invece? E invece? Allora, dovete sapere questa cosa. Io non le prendo mai queste cose perché impustate. Perché fanno paura, piacciono. Yeah, you can have okay, 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 okay. See? This see? Man is awesome. See? Good, yeah. Good. Okay, one food piece. You have to eat at least yeah, one. Yeah, at least one. Yeah. Ne deve mangiare almeno uno. Altrimenti non conta. Chicken, spicy chicken. Chicken. I think it's chicken, yeah. We think it's chicken. Dovrebbe essere pollo piccante, ma ce lo dirà l'amica che cos'è. It's not so bad, I think. Che cos'è? Ok, di considerazioni. Non è male, è la consistenza. Ok, it's not the worst. It's the texture. Yeah. That... Proverai tante cose al mercato, non ti preoccupare. Ringrazia che non ho preso quello che volevo al convenience store, ringrazia, quindi... Siamo entrate dal mercato... No, già stai imparando, te lo dico. Sto imparando, io ho detto non mi fate prendere il pesce crudo perché non lo mangio, il pesce crudo. Io volevo darci il pesce... No, io non mangio crudo. No, allora... Ok, allora niente pesce crudo, però tutto il resto sì, eh. Ok. Ok, questo sta... È un record questa cosa. Sì. Ok, bene. Ok, she only said raw fish, no. Yeah. But everything else is a yes. So she said it, right? She cannot take it back. Yeah, ok. Ripeto, tutto questo è colpa mia. Tutto questo... No, Alessia, quello è polpo, eh. Cioè, sta andando nei posti peggiori, ma io la odio. Oddio, no. Oddio no, ragazzi. Oddio no. Then I forgot about the chicken feast. Ogni volta che venite qua al mercato, guardate, c'è sempre un sacco di cibo e vi giuro, tutto quello che ho provato in questo mercato, di solito ovviamente mi piaceva, però era sempre buonissimo, quindi vediamo. Oh, magari scopriremo delle cose nuove che dici, sai, magari appunto come ho detto prima, i piedini di pollo che qua vanno pazzi, non li mangeremo mai, però in realtà questa è la prima cosa che io lo sapevo comunque. It's best. Chicken feast. Yeah, best for Korean, of course. Non so se me lo merito. Sì, te lo meriti, tranquilla. Ti meriti tutto quello che c'è nel mondo. Sta cascando tutto, sta cascando tutto come me. Ma cosa mi dà insieme a... Ah, le sta scaldando al microonde. Il bello è che loro non si possono neanche sedere con me. Perché dovevo mangiare per sederti quindi. Io inizierei prima con l'insalatino onestamente perché non me la sento. Dai, no. First to clean the mouth, ok? Ok, ciao. Mi
sembra di stare a Pechino Express. No. No ragazzi, infatti c'è la signora davanti, cioè non posso neanche schivarla. Then there's bones inside. Ragazzi, io sarò traumatizzato per il resto della mia vita. Ma voglio assaggiare cos'è questo. Ora sono incuriosita. Allora no, il sapore ve lo dico, è la consistenza, è il sapere cosa sto mangiando. Più che la cosa in sé. Cioè tipo questo che cos'è? Non ne ho idea. Sarà la pelle. Un po' grasso. Ma questa è pelle. Ma c'è vai. È bello. Grazie. Sì, ma mi devo sedere da sola un'altra volta. Cosa devo provare qua, scusatemi? Allora, chicken fit l'abbiamo già fatto. Sì. Sì, quello. Ah, this is mine, ok. Porca miseria, che cos'è questa cosa pure? Ragazzi, ma magari è buono alla fine. Maybe it's really good. Ma magari sì, guarda che non sembra cattivo, come non le posso dire. Dai, lo trovo con te. Ragazzi, ma che idea meravigliosa. Stasera volete vedere? Ragazzi, che cos'è però? Allora, questa è una salsiccia che fanno di sangue. Sì. Con un bollito, non so che altro. Sì, però dentro sembrano tipo vermicelli. Che cos'è? Forse è il riso dolce. Com'è l'odore? Mangia e basta, dai. È pungente. Sa di qualcosa. Di qualcosa che conosco. Qui c'è del sale, ce lo devo inzuppare. Sì, vai. Io ho tutto intero, lo dico. Oh, you didn't eat all chicken. You say in my hand. Sta di bresaola. Ragazzi, sta di bresaola. Però la bresaola è molto ferrosa, quella la bresaola è buona. Vabbè, mentre lo devo mangiare tutto. Sì. Anche l'altra cosa. Io purtroppo sto cercando di pensare che sia bresaola. Grazie, che tuo pochi è buono. Ma questa è lingua. This is tongue. No, Jenna has made her face like I think it's tongue. Ah, the smell is not that bad. Dai, prova. Sembra bollito. No, Alessia, però è troppo forte. Buono. È buono. Ho mangiato del fegato. Secondo me sì, il fegato è buono. Onesto, è più buono la fish cake. Non ho mangiato il fegato. No, never. Non è vero. Quello è fegato. No, e anche questa missione, ragazze, posso dire? Guarda. Task, ok, first. Quello è stato quello meglio. Vai. Tra questo e i piedini? Raga, cioè questa salsiccetta qua con fronte ai piedini è così la goduria. Dopo molte 10 volte ce l'ho fatta fare davanti a me. Cosa prendi? Non so, penso questo perché questo in realtà poi lo prendo a parte. Però guardatela che carina. Lo riprovo e ti dico, perché quell'altro era meglio. Jenna, which one? Fuguria. Calvi.
Galbi o kimchi? Yeah. Same? No, prima ho beccato rettifico. Ho beccato un po' un punto dove c'era molta farina, però il resto era molto molto buono. Ora riprovo l'altro video. Tipo per me ad esempio questo kimchi è troppo aglioso, quindi non lo mangio mai qua. No, abbiamo appena assistito, vedete quella cosa lì? Quello è il polpo che tagliano, ok? Esatto. Che però mi sono rifiutata. Adesso mangerò qualcosa di dolce perché me lo merito, onestamente. Can I deserve something sweet? Yes. Jenna? Oh, this one. Yeah, exactly, this one. Come down. Yeah. Io ho un problema con la cannella.